Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Nel video precedente abbiamo visto come dippare la mascherina delle bocchette dell'aria e oggi invece andremo a completare l'opera andando a dippare la mascherina della radio a due DIN. Quindi ci armiamo come al solito di sgrassatore. Puliamo la superficie. Una volta sgrassata la mascherina, aspettiamo un po' di minuti che si asciughi definitivamente. Dopodiché andremo a prendere la nostra bomboletta nero opaca nel mio caso. Linea Urapix, Cardi Pidali, prodotto che utilizzo sempre da come vedete nei miei video perché è un prodotto affidabile che rende veramente al 110%. E dopo andremo a utilizzare la nostra finitura trasparente opaca, sempre Linea Urapix, Top Coat, tanta roba ragazzi. Quindi andiamo a agitare per circa un minuto, dopodiché passeremo la prima mano molto leggera. Ok ragazzi, dopo aver dato le 6 mani di nero opaco, andremo ad applicare la nostra bomboletta di solita a finitura opaca, matte HS2K. Ok ragazzi, come potete vedere la mascherina è montata tra virgolette in quanto è semplicemente appoggiata dal momento che non ho una radio 2 DIN da metterci dentro. Come oramai saprete utilizzo soltanto i prodotti della Rapix e della Cardip Italy, trovate il link in descrizione della bomboletta nero Jet Black e della bomboletta di Top Coat Matte HS2K. Per dargli una finitura opaca antigraffio, riepilogando semplicemente ciò che ho fatto: 6 mani di prodotto per avere un peeling perfetto e 2 mani di trasparente. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace in questo caso, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto, molto importante, attivate la campanellina. Iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Io per oggi vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi. Y'all gotta move, y'all gotta move. Give me some room, give me some room. Give me the juice, how about the coupe?